Oggi è un giorno davvero speciale per noi cristiani e in modo particolare per tutti coloro che oggi si ritrovano attorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia, perché oggi Gesù ci manifesta il suo ardore di stare con noi. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, questa cena con voi. Desiderare ardentemente, fratelli e sorelle, è Gesù che ci chiede compagnia. È Gesù che vuole stare perché sa che fra qualche giorno incomincia un'ora terribile, quella della crocifissione. E allora vuole lasciarci un bellissimo testamento, istituendo l'Eucaristia, il sacerdozio, e un altro sacramento che purtroppo non ha l'importanza che dovrebbe avere, cioè della lavanda dei piedi. Si fa un rito che noi oggi non possiamo fare per le prescrizioni governative, però possiamo noi tranquillamente immergerci in questo ardore di Gesù per ritrovare l'ardore tra di noi, nel nostro cuore, e offrirlo al Signore e dirgli: Gesù, anch'io ho desiderato ardentemente di stare con te. Nell'Esodo abbiamo ascoltato che si prendeva un agnello senza difetto, si mangiava in piedi, cinta ai fianchi, col bastone, con i sandali, in fretta. Qui non è l'agnello del pastore delle pecore, ma è Gesù. Lui si offre agnello, vittima, mite e mansueto, perché noi potessimo ritrovare la pienezza della carità e della vita. Abbiamo ascoltato come anche durante questo convito Gesù guarda con gli occhi dell'amore, dell'amicizia. Sa che non tutti i sentimenti degli apostoli sono limpidi. C'è chi probabilmente desidera il primato, ma c'è sicuramente quello che lo tradisce. Gesù non lo umilia, non gli fa una predica, ma rimane essenziale, sobrio, vero, nel far capire a Giuda che lui sapeva e sa quello che c'è nel suo cuore. Dobbiamo tenere presente questo, cari fratelli e sorelle. Quando noi ci proponiamo agli altri, soprattutto con il Signore, dobbiamo essere sinceri, veri. Non dobbiamo trovare alibi, non dobbiamo cadere nelle furbate, non serve, ci fanno male, a noi soprattutto. E poi compie un gesto molto importante. Prima si alza da tavola, cinge, si toglie le vesti, cinge un asciugamano e versa dell'acqua in un catino e lava i piedi. Fratelli e sorelle, lavare i piedi significa che Gesù si inchina davanti ai suoi apostoli. Li serve. Non ha paura di sporcarsi le mani.
con i piedi che avevano calpestato terra, polvere. Forse c'era anche il cattivo odore. Gesù non fa mistero, non fa lo schizzinoso, si abbassa, si umilia perché ama. Chi ama si sa inchinare, chi ama veramente, non con le chiacchiere, ma col cuore. E si mette a servire e dice, con l'esempio, ciò che un cristiano deve fare. Alla fine lo sottolinea, vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate come ho fatto io a voi. C'è un altro aspetto particolare, cari fratelli e sorelle, che noi dobbiamo enucleare. Avere l'umiltà di lasciarsi lavare i piedi. Pietro, tu non laverai mai i piedi a me. Gesù, anche qui, lo blocca. Se tu non vuoi lavare i piedi, tu non farai parte con me. Vedete come parla chiaro, severo, determinato, perché vuole che capiscano l'importanza anche di lasciarsi lavare i piedi, che vuol dire ritrovare con la stanchezza, con la timidezza, tutto quello che vogliamo, la ritrosia, l'umiltà del coraggio di lasciarsi servire dagli altri. San Francesco anche questo aveva inserito nell'insegnamento ai frati. Quando arrivava un frate da lontano, da un'altra parte, ebbene c'era chi lavava i piedi a lui. Lavarsi i piedi è la parte meno nobile della persona. Però, fratelli e sorelle, se non ci sono i piedi, la persona non si regge. Quindi vedete come sono importanti i piedi. E i piedi non vanno impigriti, mi siedo in una poltrona, ma vanno sempre posti nelle condizioni di un esercizio costante. Cioè, questo ci fa capire che il cristiano deve sempre camminare, andare incontro agli altri, andare dove c'è bisogno, non fuggire, evadere, ma abbracciare la croce dell'umiltà, del servizio caritatevole e dell'inchinarsi, perché quello è molto importante. Pietro non lo capiva questo, per questo ha reagito in quel modo, poi l'ha capito. Se è così, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Vedete, fratelli e sorelle, quando uno si lascia illuminare dallo Spirito Santo. In questa giornata Gesù si rivolge poi, spezzando il pane, questo è il mio corpo, pane, asino. Poi, questo è il mio sangue nel vino. Nel pane e nel vino istituisce la bellezza di un sacramento che è pieno di tutto l'universo, di tutto il cielo, perché è Gesù stesso. E Gesù è il mio universo, è il mio cielo, è il mio pane, è il mio sangue. È importante. Anche qui c'è l'insegnamento, cari fratelli e sorelle. Il chicco di grano caduto in terra rimane solo. Se invece si lascia lavorare dall'azione dello Spirito Santo, produce molto frutto. Noi cristiani dobbiamo cadere nel terreno del Signore, dell'Eucaristia. E così le fatiche, il sudore, questo lacino che viene poi maciullato, che cosa ci sta a significare? Che anche la nostra vita viene così, maciullata da incomprensione, da sofferenze, da
tutto ciò che ci delude, che ci inganna, che fallisce. Gesù ci invita a offrire sangue, cioè tutta la nostra forza, la nostra energia. San Paolo dice: ancora le nostre mani non sono arrivati a scardinare il peccato fino a far uscire il sangue dalle dita, il pensiero. Ecco che cosa serve: andare fino in fondo, come Gesù è venuto a compiere tutta la volontà del Padre, perché l'uomo potesse ritrovare la gioia e la gloria del paradiso. Si istituisce anche oggi il sacerdozio. Abbiamo constatato in questo periodo pandemico che, non potendo andare i sacerdoti dove c'era la rianimazione o dove non si potevano avvicinare agli ammalati di Covid, di poter dare l'Eucaristia. Caso eccezionale. In quel frangente non si è guardato se la persona era in grazia, era in peccato, se era separata, se era di un'altra religione. Era a servizio di Dio, della Chiesa. E davano l'Eucaristia. Impartivano una benedizione. Ungevano la fronte o le mani. Vedete dove arriva la mirabilia Dei, cari fratelli e sorelle. C'è questo sacerdozio che noi dobbiamo vivere con la mitezza, la docilità e il coraggio dei martiri, come Gesù è stato mite, docile e martire. Chiediamo allora che questo giorno che poi ci raccoglie davanti all'altare della riposizione in silenzio, facciamo sì che sia davvero il nostro vero giovedì santo, ma vero, non una messa qualsiasi, ma la messa della nostra vita. La messa che ci consente di essere corpo e sangue di Cristo, perché noi lo riceviamo e lo dobbiamo assimilare e dobbiamo portare al mondo tutto quello che noi riceviamo da Gesù: la parola, il suo corpo, il suo sangue, il suo esempio. Così manifestiamo, ovunque andiamo, l'umiltà di inchinarci, la costanza di lasciarci servire e soprattutto quella comunione orante che ci fa sentire la gioia di appartenere veramente a Cristo. Domani crocifisso e domenica risorto. Che poi è un rito, è un sacramento, chiamiamolo come vogliamo, ma questa è l'ora della gloria o della glorificazione del Figlio nel Padre, e deve essere anche la nostra glorificazione in Gesù e nel Padre attraverso la potenza dello Spirito Santo. Amen.